Abbiamo la fortuna di poter disporre oggi in città di un parco speciale come il Parco Michelotti. Grazie all'abbandono in cui è stato lasciato negli ultimi anni, si è naturalmente arricchito di nuova vegetazione e microfauna, trasformandosi in qualcosa di molto prossimo a un bosco urbano che molte città, non solo europee, potrebbero invidiarci. Ora che questo parco speciale è stato restituito alla città e alla cittadinanza, dobbiamo però evitare interventi troppo invasivi e trasformativi, sia pure operati con le migliori intenzioni. Da quando nel 1850 furono realizzati il Viale dei Platani e poi quello dei Ginkgo Biloba, tempo, umani, animali e vegetali vi hanno tutti impresso la loro impronta. Nel lungo tempo del cosiddetto abbandono è aumentata la biodiversità. Semi portati dai più vari vettori hanno radicato nuova vegetazione e insieme è stata attirata anche una molteplicità di nuova microfauna. L'una e l'altra andrebbero preservate e studiate, certamente non eradicate. Concordiamo tutti su una visione del verde urbano che oggi è tendenza sempre più diffusa in Europa. Vorremmo che anche a Torino si pensasse al parco urbano non più solo come a un luogo totalmente antropizzato, dove estetica, ricreazione e funzionalità antropiche siano prevalenti o esclusive. Vorremmo invece che fossero preservate la comunità e la specificità dell'habitat, della sua ricchezza di essenze e di specie, vegetali e animali. Ci piacerebbe accompagnare e osservare, senza intervenire, l'evoluzione della vegetazione spontanea. Pertanto non vorremmo che si pensasse solo a preservare i bellissimi viali storici, facendo una pulizia che distruggerebbe la grande biodiversità che nel tempo si è sviluppata spontaneamente nel parco. Così come gli animali non sono più imprigionati, vorremmo, secondo le linee del Giardino in Movimento di Gilles Clément, che neanche i vegetali fossero assoggettati e soffocati dalle briglie di un progetto, di uno schema predefinito. Ci sembra più importante sapere che cosa non fare, anziché intervenire aggredendo. Gilles Clément ci può insegnare l'arte di accompagnare, favorire, incoraggiare, osservare l'imprevisto della natura. Anche il noto paesaggista italiano Paolo Peirone, nello sviluppo della sua esperienza, è arrivato a invitarci a lasciare che la natura si esprima nella sua pienezza, avvicinandosi alla visione di Gilles Clément, che incoraggia paesaggisti e amministratori a permettere alla diversità, ordinariamente non accettata nei giardini e nei parchi, di vivere e svilupparsi nelle città. Il Jardin Sauvage della Rue Saint-Vincent si trova nel quartiere di Montmartre. È un'area verde di circa 1480 metri quadrati. A partire dal 1985, il parco, lasciato a se stesso per qualche anno, ha sviluppato una meravigliosa flora, costituita da diverse specie di piante selvatiche, alberi e arbusti, e ha cominciato ad ospitare tanti piccoli animali selvatici. Il comune ha deciso di gestirlo rispettando le sue caratteristiche, favorendone lo sviluppo spontaneo. Il giardino è diventato un rifugio importante per i cittadini e un'attrazione per i turisti. Sappiamo che per un trentennio, dal 1955 al 1987, in concomitanza del massimo sviluppo industriale e demografico della città, seguendo una moda di tutti i paesi coinvolti nello sviluppo capitalistico, il parco è stato trasformato in un campo di esposizione di animali in cattività, chiamato zoo, in cui molte specie esotiche, deportate dai loro ambienti naturali, sono state imprigionate ed esposte al voyeurismo di uomini, donne e bambini, con il discutibile intendimento di voler vedere in questa prigionia mortificante addirittura finalità educative. Più di recente, con la precedente amministrazione, la città di Torino aveva acconsentito a che nel Parco Michelotti una società privata aprisse una nuova forma di detenzione di animali sotto equivoche etichette di fattorie didattiche, eccetera. Ora la sensibilità comune è molto cambiata rispetto a quegli anni, ma, come ben sappiamo, sussistono sempre rischi di ritorno alla violenza e alla crudeltà qualora ci si scordi del passato. Pertanto desideriamo che si mantenga in qualche modo e in qualche misura memoria della non consapevolezza umana nei confronti degli animali, di cui questo parco porta ancora i segni materiali nelle gabbie, eufemisticamente e con linguaggio irridente chiamate case. Tale memoria non sia cancellata con un colpo di pala, ma resti memento per le generazioni future, affinché mai più si riproducano lager per gli animali, che, parafrasando il filosofo Aldo Capitini, sono anche simbolo e immagine di ogni tipo di imprigionamento possibile degli esseri viventi, umani compresi.
Nella storia di Parco Michelotti ci sono stati anche momenti in cui questa vicenda della prigionia animale è stata occasione di denunce e di superamento attraverso la funzione dell'arte pubblica, come nel caso dei murales e dei graffiti, nello sguardo e nell'opera creativa di molti artisti. Nel 2012 l'associazione culturale Borderland realizzò nel Michelotti il progetto di riqualificazione urbana SAM, Street Art Museum. Furono coinvolti 50 artisti, nella maggioranza torinesi ma anche internazionali, Milano, Parma, Sud Italia, altri da Spagna e Francia. Tutti gli artisti lavorarono a titolo gratuito. Sono rimasti nel parco molti di questi graffiti. Fra di essi ve ne sono di artisti apprezzati e riconosciuti a livello internazionale, tanto che le loro opere sono presenti in musei negli Stati Uniti. Questi graffiti sul tema degli animali possono anch'essi costituire memoria trasformata dall'occhio dell'arte sul rapporto uomini-animali. Ma il parco non è stato solo teatro di sofferenza. Dopo la chiusura dello zoo, è stato anche luogo di circolazione di energie, di conoscenza della natura, di cultura, vedi le mostre, e di divulgazione scientifica, vedi Experimenta, di divertimento e di allegria per i bambini, con il Parco Zoo, luogo in cui si organizzavano mercati di scambio senza moneta, incontri di femministe e di altre associazioni, musica e varie altre iniziative. Un luogo di scambio di esperienze e di incontro tra natura e libera circolazione della socialità. Il parco dovrebbe continuare a essere questo, oasi di socialità e socievolezza, di scambi, di giochi, di felice espressione di sé. Siamo consapevoli dell'importanza di non perdere questa straordinaria opportunità di rieducare noi stesse, noi stessi e la cittadinanza alla scoperta della natura imprevista, uscendo da un'idea consumistica dove si pensa di poter disporre dell'ambiente come di un prodotto da supermercato. Riteniamo che sia anche importante incoraggiare le persone a un impegno individuale verso un mondo non antropocentrico. Per dirla con le parole del neurobiologo italiano Stefano Mancuso, scienziato di fama mondiale, il nostro futuro è scritto nelle pratiche di adattamento che il mondo vegetale è capace di attuare per rispondere ai cambiamenti dell'ambiente. Dipendiamo dalle piante, è necessario tutelarle. In conclusione, secondo il modello della gestione differenziata, lo stesso Michelotti potrebbe essere lasciato, almeno in alcune delle sue parti, come un bosco urbano. È quello che già è, si tratta di un processo in atto e vorremmo che il parco fosse gestito come tale, rifugio per flora e fauna selvatiche nel rispetto dell'ecosistema e della biodiversità, con una gestione dunque minima del verde. E non vorremmo che nel parco fosse consentita alcuna attività incompatibile con tale destinazione. Possiamo beneficiare di numerosi esempi di riferimento. In Italia, vedi Reggio Emilia, che ha redatto una guida ai boschi urbani, e in Europa, Lione e la già citata esperienza di Parigi. In questo ritorno del bosco, un tema che si manifesta come un'esigenza di tutte le città contemporanee, noi cittadine e cittadini vediamo l'idea di una nuova qualità dell'abitare. Torino potrebbe fungere da esempio, mostrando, come ha spesso fatto in passato, la sua eccellenza e il suo primato nelle buone pratiche. Il Michelotti è un luogo dove perdersi nel caos e accettare che la vita avanzi per quella che è, dove intrufolarsi per annusare la libertà che ci è continuamente sottratta attraverso la schematizzazione dello spazio e delle nostre esistenze. Il Michelotti, come un piccolo sogno, dentro quel grande incubo che troppo spesso rischiano di essere le città.